Alle cause più frequenti, perché voi siete chiamati a fare diagnosi non in generale prima delle patologie più frequenti, poi di quelli più importanti, del cancro, questo, anche se meno frequente, cioè massimo vi parla di un 3-5%, ma parliamo di cancro, che quello non si può fallire, no? E quindi allora vedete che le cause tanto proctologiche sono le malattie più comuni. Quando parliamo di raggadi, di emorroidi e di radari, noi abbiamo il 70, più del 50% delle nostre consultazioni in un ambiente di proctologia riguarda questi problemi, e quindi quelli vanno diagnosticati. Penso che il medico di base può già vedere attraverso il faccio con la vista, può già dire molto. Ovviamente è molto più raro se parliamo del cancro anale, ma me lo metto lì perché il cancro va visto. Il cancro anale si vede alla visita, si vede all'esplorazione del caso, quindi non va fallito, non ci si perdona a nessuno. Poi abbiamo quindi tra le cause anali queste, poi le cause meno frequenti, quello sì, ci sono i condilomi eccetera, ma quello che voi siete chiamate a riconoscere queste malattie. E sulle cause colorettali il problema, patologia neoplastica, benigna, i polipi, che quelli poi si possono trasformare, maligna, il cancro. E poi ci sono tutto il capitolo sempre frequente oggi che si è aumento delle proctiti, delle malattie infiammatorie. Lì diciamo la retorragia saltuaria, che spesso vi si presenta come sintomo unico, difficilmente si associa a patologie infiammatorie croniche. Lì sapete c'è il discorso della diarrea, cioè quello che chiamiamo dissenteria. La diarrea con sangue è sempre un sintomo, un segno importante che va indagato, e lì spesso ci troviamo le malattie infiammatorie, dopo le salmonellose, l'infiammazione, le proctitida, e quindi vanno tenendo presente che nelle malattie infiammatorie ci sono altri sintomi, e quindi invece voi siete chiamati più spesso a vedere il sintomo unico retrorragia. Allora, tenete presente queste due patologie, queste due cause anali, cause colorettali, e poi che fate? L'importante è sempre, noi ce l'hanno detto, noi vengo ancora dalla generazione un po' anziana, in cui dicono l'anamnesi, se interroga bene il paziente ti dice la diagnosi, no? Oggi noi vediamo andare direttamente, oggi arrivano al pronto soccorso, c'ho il mal di pancia, quindi proprio no, quindi ecografia diretta a dome, senza visitarlo, poi potrete accorgere che il mal di pancia è perché c'ha l'ernia strozzata, ma noi a tutti è una medicina sbagliata, non serve a niente, se infiliamo tutte le persone sotto la sacca non otteniamo diagnosi, magari fosse così, ma quindi dobbiamo interrogarlo, discriminarlo per poi indirizzare, come ha accennato Massimo, le indagini. E interrogarlo significa interrogarlo sul segno, sintomo, retorragia, sulle sue caratteristiche e soprattutto sui segni, sui sintomi associati che voi dovete chiedere, perché spesso il paziente non vi dice, il paziente vi dice ciò, vedo il sangue, si allarma per questo, e sul sangue voi che dovete chiedere al paziente? Cioè dovete sapere le caratteristiche perché vi possono indirizzare su una diagnosi, cioè sapete che se il sangue è rosso e più è probabile che venga da sinistra, dal tratto esatto distale, quindi anche più probabile la causa proctologica o comunque sinistra.
più è verso l'oscuro, più è probabile che venga da destra, e quindi magari più probabile che questa abbia bisogno di una coloscopia quantomeno completa, e non ci possiamo fermare ad altre indagini. La quantità e la frequenza ovviamente vi indica il discorso gravità, cioè un conto che vi dice io ho visto la tazza piena di sangue, probabilmente dovete indirizzare al pronto soccorso per fare quantomeno un'indagine sull'emocromio per controllare la minimizzazione. Quindi questo, quantità e frequenza, è normale, ma spesso vi diranno che è occasionale, che l'ho visto una settimana fa, e quindi per cui si è allarmato. E poi le caratteristiche che sapete, quello dai letti, insomma, libri su cui tutti abbiamo studiato, da dire che o il sanguinamento una volta passate le feci, cioè sulla carta, dove quindi aumenta la probabilità del traumatismo anale e quindi la causa nel momento in cui passano le feci, soprattutto nello stio, quindi feci formate dure, si causa un traumatismo, e da lì il sanguinamento come segno sulla carta, no? È un segno caratteristico anche del sanguinamento della rana, cioè lì quando passa nel canale anale, ovviamente lacera, fa il sanguinamento e anche il dolore dopo la defecazione. Quindi se lui dice sente un dolore forte dopo la defecazione, magari vede anche qualche traccia di sangue, la diagnosi è fatta dai sintomi. Quello che va detto, vista la frequenza della patologia, la prima cosa è quello che pensare, no? E poi invece in conto se lo vedete il sangue frammisto alle feci, oppure che vernice alle feci, lì è più probabile non la causa anale ma la causa colorettale. Quindi questo vi indirizza, ma soprattutto dovete chiedere i sintomi associati, se ci sono alterazioni dell'albo, sempre, e alterazioni dell'albo di recente insorgenza. Cioè un conto che c'è il paziente che mi dice sostituito da una vita, un conto che mi dice io prendo un lassativo da qualche mese e ho visto anche il sangue, red flags, sintomo importante che va indagato. Per non parlare poi, che oggi arriveranno sempre di meno, dei pazienti che arrivano con l'anoressia e il calo ponderale. Questo parliamo di una medicina un po' vecchia, speriamo che arrivino sempre di meno. L'ho visto uno ieri con un cancro colorettale pieno, emaciato, che arriva e si presenta al pronto soccorso. Ma quelli sono casi, insomma, che speriamo oggi nella cultura diminuiscono, con la cultura odierna diminuiscono sempre di più. Quindi quello che invece è importante, che hanno segnato qui, non sottovalutare tra di voi che arrivano le anemie sideropediche. Okay. Cioè anemia sideropedica può essere o anemia, proprio che vedete l'emoglobina diminuita, o la semplice sideropenia. Ricordate che nella donna va escluso il discorso di eventuali problemi, la donna in età fertile va escluso il discorso di eventuali problematiche ginecologiche, ma poi dopo quello, quindi nell'uomo neanche questo, è il sanguinamento, la causa più frequente è il sanguinamento del tratto gastroenterico, quindi vanno indagati. Perché troppe volte l'anemia è un segno di cancro. Quindi vanno indagati come? Questo è solo un po', però vi do linee guida, cosa vanno indagati, a dire, mi chiedo il sintomo, se hanno un'anemia sideropenica, magari gli faccio che non c'è l'evidenza dell'ettologia, magari chiedo il sangue occulto per avere un'ulteriore conferma, ma comunque anche in mancanza di questo, se uno ha sintomi del tratto gastroenterico superiore fa la gastroscopia, e in negatività della gastroscopia fa comunque la coloscopia, soprattutto se passa i 40 anni, cioè solamente fascia a rischio. Se uno non ha nessun rischio, comunque deve andare a fare la coloscopia, magari se c'è anche il sangue occulto positivo, ma non sottovalutare mai un'anemia sideropedica, ok? Soprattutto nel paziente 40-50 anni in poi, ok? Nel giovane oggi è diventata la celiachia, altri problemi, va bene. Quindi quando voi l'avete interrogato, voi dall'interrogazione semplice, dai sintomi, voi capite, potete indirizzarvi verso una causa anale, verso una causa colorettale, magari pensando che sotto ci sia anche una patologia neoplastica. Si arriva un anemico, un sideropenico, non parliamo se poi vi mettete una mano sulla pancia e magari sentite la massa, oggi speriamo di vederle sempre di meno, no? Quindi l'importanza dell'anamnesi e poi l'importanza dell'esame obiettivo. Io qui capisco che è difficile, no? Nei nostri studi, ma diventa difficile in ospedale. A noi ci chiamano al pronto soccorso, in medicina, penso che sia esperienza anche tua, ci chiamano per fare l'esplorazione rettale. Cioè il paziente dice ho visto il sangue, chiamo il chirurgo per fare l'esplorazione rettale. L'esplorazione rettale è diventata specialistica, fra poco chiamerà un chirurgo proctologo, perché questa è l'evoluzione. La realtà è che, come ci hanno insegnato, cioè l'esplorazione rettale fa parte del bagaglio dell'esame obiettivo, come mettere la mano sulla pancia, questa è la realtà. Capisco la difficoltà che c'è nel fare a volte, solo questo l'ho fatto in presenza di persone, però ci dice tanto. Cioè,
ci esclude la stragrande maggioranza di patologie anale. Cioè, se uno fa l'esplorazione rettale, l'ispezione, guarda, vedi un prolasso di quarto, un prolasso emorroidale importante, quello che noi chiamiamo il quarto grado, cioè le emorroidi che stanno di fuori sempre, non solo la defecazione, le vedete, e già in un paziente dice, guarda, che è altamente probabile, magari mi dice che c'ha anche sintomi anali, prurito, il fastidio, il dolore, la defecazione, eccetera, avete fatto diagnosi. E un paziente oggi in cui fa diagnosi, ma ci fa una bella figura, solo guardandolo. Oggi troppo, guardandolo potete vedere se voi dite di pensare che guardate bene le dita anali magari sulla commessura posteriore, quindi posteriormente, vedete una radare, un paziente che vi dice c'ho sì, c'ho l'eterologia, ma c'ho il dolore, c'ho la radare. Avete fatto diagnosi, dipende soprattutto una terapia, perché quello mandarlo a fare la coloscopia nella cattiveria, ok? Provate a beccare, fate una diagnosi come la cattiveria, anche continuare con l'esplorazione digitale. Ma gli date la terapia che oggi sapete essere di prima linea, no? Noi diamo il retto CESIC, l'antro, li facciamo pubblicità, cosa, cioè diamo una terapia, quindi questo lo rivalutate, magari lo mandate dal proctologo, solo, cioè già avete fatto diagnosi, un paziente sofferente, lì cominciate a risolvere il problema, e fate bella figura, un paziente da utilizzare, va bene? Quindi guardandolo solo, quindi poi l'esplorazione digitale, io credo proprio con la persona, sottovalutare, dice sì, se non l'ho mandato al proctologo, mi fa l'esplorazione, sono in campo. Cioè l'esplorazione rettale consente di valutare gli ultimi 8-10 cm del retto. E sapete che i campi sono molto più frequenti a sinistra, in generale, collo retto, sintoma, collo retto, quindi fate diagnosi, oggi tanta, la maggior parte dei campi del retto stanno diagnosi con l'esplorazione rettale. E anche lì ci si fa una bella figura. Un guanto, poi un guanto. Io dovessi fare la cosa. Ecco, esatto, basta che non trovi come il vecchietto del mio paese che dice ma io c'avevo un problema avanti, dottore mi hanno fidato dito degli euro, ma questo dottore come sarà? Ma anche questa roba che si è trovato, dice che ce l'ho io la mia età, okay. Però esatto, però dice tanto, quindi ve lo voglio sottolineare, dice tanto, quindi avete, allora, quindi avete con una visita, avete probabilmente visto le cause anali, quantomeno un'emorroidi, la rabbia, e poi vi rimane il problema del cancro, cioè voi siete chiamati a escludere sì una patologia poco frequente ma importante, ok? E quindi lo dovete, allora dovete dare delle linee guida che si basano sull'evidenza di quello che emerge almeno dalla letteratura di frequenza, cioè già Massimo l'ha detto, sopra 50 anni, ma sopra 40 anni, qui non stiamo parlando, allora sopra 50 anni la popolazione asintomatica, lo screening. Qui stiamo parlando di pazienti sintomatici, di chi hanno la retrologia, per cui il sangue occulto nelle feci non serve a niente, non fate il sangue occulto nelle feci, vedo troppe di persone, non serve a niente, perché se già ve l'hanno detto che ce l'ha, che serve vedere il sangue occulto, anche se diviene negativo, comunque pare positivo, ok? Vista la vasta accuratezza del sangue. Quindi vi dice che c'è un sintomo e la letteratura vi dice che sopra 40 anni c'è un 3-5% globale. Massimo l'ha detto, il sintomo rettologia spesso non nasconde niente di importante, quindi questi parliamo in quelli che vengono, sì, ce l'hanno avuto occasionale, senza nessun altro sintomo associato, perché come vi ho detto, se voi li interrogate sui sintomi associati e magari provate un'alterazione dell'arco, che udite, noi pensiamo sempre al discorso che il cancro causa stenosi, quindi l'alterazione dell'arco in senso ostitico, la realtà è che è l'alterazione dell'arco, ma anche più in senso magari di arrogo, modifiche comunque, io non vado più come prima, non vanno sottovalutate perché raddoppiano il rischio di cancro. Cioè sono visto da studi che se la rettorragia si associa a un'alterazione recente dell'albo, aumenta il rischio, raddoppia significa arrivare al 10%. 1 su 10 parliamo di cancro, il cancro è frequente, ok? Mentre diminuiscono, se voi avete trovato la radare, se voi avete trovato, lui vi dice che ho sintomi anali, avete trovato gli emorroidi, ovviamente ho il prurito, ho il dolore alla defecazione, ovviamente ti diminuisce il rischio di cancro, è più probabile le patologie proctologiche, che poi sono molto frequenti. Quindi vi trovate fattore da 40 anni, sintomi associati, decidere che cosa fare e oggi. Banda di linee guida, lo sapete che noi siamo imputabili se non seguiamo le linee guida, ce lo stai dicendo, quindi abbiamo pure cose. Allora, linee guida se ne pubblicano diversi, nel cancro sintomatico siamo pieni di linee guida, io ho trovato questa linea guida dell'organo australiano del 2005 perché è specifico per il paziente sintomatico che ha retorragia e vi dice, vede, che consigliano sopra i 40 anni chi diventa per retorragia di fare should be considered, insomma significa
di consigliarlo, quindi quantomeno voi lo inviate, se non siete sicuro lo potete inviare a una valutazione specialistica, se non potete chiedere direttamente la coloscopia, però questo va indagato, ok? Sopra 40 anni, non lo sottovalutate, a meno che in caso non c'ha una rada di natto, insomma cose di densa, e non c'ha rischio neoplastico, perché anche, ricordatevi, se c'è un minimo rischio di una familiarità, un minimo anche di patologie emorroidali, noi prima di operare un emorroide spesso sanguinato facciamo sempre la coloscopia. Quindi nel dubbio, sempre voi purtroppo non siete chiamati a rispondere, non per un esame in più, ma per un esame in meno. Questa è la tragedia oggi con cui viviamo, no? Quindi qui non si tratta di medicina differenzialistica, ma si tratta di medicina basata su evidenza. Sopra 40 anni non sottovalutate. E gli esami principali, i più accurati, di cui poi parliamo io e Massimo un po' più in dettaglio, sono per le patologie proctologiche, la coloscopia, andarci a guardare dentro per bene, per le patologie colorettali rimane la coloscopia. Questo ne parliamo dopo. La domanda è: le altre indagini, esatto, la coloscopia virtuale vi rompono a voi oggi, perché tutto ciò che è virtuale, computerizzato, al paziente piace. Girano per internet, si documentano, dico tutto questo, vi rompono. Quindi le informazioni che voi dovete dare è: clisma opaco a doppio contrasto non si fa più, non serve più a niente, non lo chiedete, ma nel nostro ospedale neanche c'è più la professionalità per farlo, perché è un esame poco accurato, 80-85% di realizzazione del calcolo, cioè fallite il calcolo nel 15% più dei casi, esame invasivo perché gonfia, perché devi fare la preparazione intestinale, fastidioso quanto la coloscopia per non avere nessun vantaggio, non si fa più, ok? Perché oggi se non si fa la coloscopia, l'altro esame è la coloscopia virtuale. La coloscopia virtuale, di cui facciamo vedere, se riusciamo a far vedere un video, perché questi fanno scena, allora vedete, insomma, la coloscopia virtuale è questa, cioè che cos'è? È una TAC 64 strati, quindi la TAC l'ultima generazione. Qui sono a disposizione a Tor Vergata, c'è la Latina, c'è il Policlinico, cominciano sempre più a diffondersi. La ricostruzione al computer che consente veramente l'esecuzione di una coloscopia virtuale. Vedete poi il confronto, lo vedrete quando facciamo vedere le immagini della coloscopia, ovviamente i dettagli sulla mucosa, non una coloscopia, vediamo il reticolo vascolare, ovviamente non c'è questo dettaglio, diciamo, e comincia a essere, vedete, per tutto quello che è patologia polipoide, cioè tutto ciò che aggetta dentro il lume, sopra il centimetro, questi sono altamente sensibili, cioè se la cominciano a battere con la coloscopia. Qual è il problema? Che noi non guardiamo, noi siamo abituati a vedere il polipo come lesione neoplastica, in realtà ci sono anche le lesioni piatte, quindi questo non, la coloscopia virtuale vede solo le lesioni che aggetta, ok? Ovviamente qui si tratta di un vantaggio che la coloscopia virtuale è una TAC, oggi non si fa neanche più la preparazione, cioè non bisogna purgarlo perché gli fanno bere gastrografine, che marca le feci, quindi li sottraggono, quindi è un esame poco invasivo, gradevole per il paziente, c'è di mezzo il computer, quindi sarà più accurato, però avete visto qual è il limite, e adesso vi faccio vedere, ritorniamo, scusate, al riquadramento diagnostico. Allora, il problema, avevo detto, c'ha una minore accuratezza ovviamente nel vedere la mucosa rispetto, quindi nelle piccole lesioni che stanno sotto al centimetro rispetto alla coloscopia, ma soprattutto rispetto alla coloscopia non è operativa, cioè la coloscopia laddove vede il polipo fa la biopsia, lo toglie e quindi può fare diagnosi accurata. Sapete che esistono i polipi infiammatori che non sono niente, per esempio il polipo adenomatoso, che invece è quello che può degenerare il cancro. Quindi il problema è che quando voi, sempre parliamo non della sintomatica, dove la coloscopia virtuale può essere un discorso di screening che va proposto, sempre con limiti, ma parliamo del paziente che arriva con retrologia, hanno fatto uno studio, qui parliamo di Lancet, uno studio multicentro, dove parliamo delle prime riviste al mondo, andiamo a vedere tutta la pelle nostre, quindi in chi aveva la retrologia o sintomi sospetti di cancro colorettale doveva fare comunque un'indagine che era la prima della coloscopia virtuale, è la coloscopia, randomizzato coloscopia e coloscopia virtuale, e si vede i risultati. Il problema è che
quando fai la laparoscopia virtuale, visto che ti manca, cioè trovi in questi pazienti, noi troviamo 20-30% di lesioni che sono in piccolo polipo, si trovano, perché questi non sono pazienti della popolazione generale, questi sono pazienti che hanno sintomi, ok? Quando trovi la laparoscopia virtuale, devi fare la laparoscopia perché lo devi tipizzare. Quindi succede che il 30% di quelli che vanno a fare la laparoscopia virtuale poi devono fare la laparoscopia. Quindi è sempre un discorso di razionalizzazione delle risorse, un discorso che fa questo, poi deve fare quell'altro. Poi c'è ancora che nell'accuratezza del cancro, qui c'è che la laparoscopia per esempio ha mancato su 29 cancri, un cancro l'ha mancato, cioè c'è anche un discorso di maggiore. Rimane l'accuratezza della laparoscopia, rimane l'esame che abbiamo a disposizione maggiore, quindi in un sintomatico c'è anche il discorso di poter partire il cancro. Quindi è un esame che sostanzialmente, se comincia ad avere un ruolo nello screening, dove è più frequente, cioè di fronte a una laparoscopia virtuale negativa, oggi possiamo stare tranquilli perché tenete presente che un polipo sotto un centimetro, cioè per la degenerazione neoplastica il polipo deve essere sopra 2 centimetri, quindi se questi se la giocano bene sul centimetro possiamo star sicuri. Il problema è che quando troviamo un polipo al paziente non è che lo devi lasciare stare, quello va, quindi lo devi fare la laparoscopia, e oggi forse non è razionale, soprattutto nei sintomatici. Cioè, nei sintomatici ancora vale quella linea guida che infatti è recente, del 2005, dell'organismo australiano, di fare direttamente la laparoscopia. Quindi, rapido discorso per dirvi, sottolinearvi, che nell'inquadramento diagnostico è fondamentale l'interrogazione, quindi l'anamnesi del paziente, l'esplorazione dentale e quindi la visita, e che la laparoscopia rimane ancora l'indagine in questi pazienti che sono sintomatici, rimane l'indagine prima scelta, e ovviamente l'anoscopia per le patologie, una volta escluso, voi vi trovate poi il paziente con la diagnosi, una volta soprattutto il problema cancro escluso con la laparoscopia, certo che la visita proctologica o d'emblée in chi ha direttamente il problema emorroidale che voi avete visto, o successivamente a una scoloscopia negativa e al persistere del sintomo, e va fatta poi, e quella significa l'anoscopia, la visita proctologica associata alla